Parliamo di Persia. Io sono Antonello Sacchetti e queste sono le conversazioni sull'Iran. Adesso forse si dovrebbe sentire... <coughs> Vediamo un po', vedete c'è la necessità di nuovo, adesso si dovrebbe sentire, ditemi se adesso si sente. Io ho fatto. Ok, grazie. Vedete c'è la necessità per il vostro streamer di, di un nuovo microfono e quindi io invito chi ancora non l'ha fatto a partecipare al nostro crowdfunding che si chiude fra una settimana e diciamo siamo un parecchio distanti dall'obiettivo che ci eravamo dati, però eh, vabbè, in qualche modo faremo, anche se dubito che la prossima stagione sarà come quelle che abbiamo già vissuto, cioè nel senso che probabilmente saremo sarò costretto poi a così a ridurre molto un po' le trasmissioni e anche probabilmente a fare soprattutto, come dire, un lavoro dedicato agli abbonati. Questo ovviamente perché per rimanere indipendenti ma anche sostenere tutto quello di cui c'è bisogno servirebbe anche un contributo, come dire, più massiccio. Io ringrazio le persone che hanno sostenuto, partecipato al crowdfunding, quelle che si abbonano al canale. Però più di, mh, dire, più di questo non, non posso chiedere, anche perché anche non è sempre bello chiederlo, però sto provando a fare di tutto, tra la vendita di prodotti digitali, il crowdfunding, l'abbonamento al canale, tra l'altro il crowdfunding non è un contributo per nulla, perché c'è in cambio qualcosa. Però indubbiamente lo sforzo comincia a farsi molto pesante. Non so se a gennaio saremo ancora qui con una settima stagione come quelle che abbiamo vissuto, magari faremo qualcosa molto più limitato, ma um, i mezzi non sono infiniti per nessuno, tantomeno per me. Allora io, qui intanto per ricordarvi che invece chi vuole, fa ancora in tempo, anche una donazione minima, eh, ci sono tante persone che partecipano. Insomma, oramai da, da anni a queste trasmissioni magari potrebbero ecco, dare un loro contributo anche, anche minimo, anche quasi simbolico ma insomma sarebbe importante e basta mi riprometto tra qualche giorno di non fare più nessuno di questi appelli perché non, perché non mi piace va più di tanto allora in attesa ancora dare qualche secondo per far, per far eh, collegare un po' tutti gli amici e tanto saluto Giuliana, Giussi eh, Luigi Cristina e tutti gli altri, molti di quelli che mi hanno ehm, avvisato che, il, che non funzionava l'audio prima, grazie. a Dorudo Antonello, grazie, un, un saluto di entusiasmo almeno insomma di qualcuno che ti dica viva almeno fa sempre piacere allora ehm, mentre aspettiamo ancora qualche secondo vi ricordo che invece venerdì ci rivedremo con Saman Javadi e parleremo della seconda partita della, della nazionale iraniana di calcio che ci sarà la partita ci sarà ha un orario un po' infelice per, diciamo come ora per italiana perché alle 11 del mattino quindi la sera avremo avuto tempo in abbondanza per, per capire anche per sapere se è andata, se è andata bene o male cioè, ricordiamo che l'Iran è a zero punti è ultimo in, nella, nella classifica del, de, de, del girone dopo la sconfitta disastrosa contro l'Inghilterra assolutamente imprevedibile in quella misura perché insomma 6 a 2 è comunque insomma una, una, una batosta senza precedenti quasi per il team MLI ma eh, vedremo come andrà perché se invece dovesse esserci un risultato positivo probabilmente poi l'ultima partita quella con gli Stati Uniti potrebbe essere decisiva anche ai fini di una possibile qualificazione agli ottavi che sarebbe per l'Iran un risultato storico ma insomma la, la, il clima non è assolutamente quindi, dei più sereni questo, questo per esempio è un'immagine che gira in, uh, sui social in questi giorni, come dire, non, uh, il mondo deve sapere che questo regime uccide il nostro popolo nelle strade, quindi è nostra voce. Quindi non, io non sono italiano e non sostengo. La, la squadra di calcio della Repubblica Islamica e vabbè, queste sono opinioni poi magari vorrei vedere se invece la, 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 la nazionale iraniana dovesse vincere le prossime partite come si comporterà, perché qui sono passati da traditori a eroi nel giro di una frazione di secondo quando non hanno cantato l'inno poi anche quello sarebbe anche, insomma, come dire, una cosa anche da, da capire se effettivamente è stato un atto di così grande coraggio o qualcosa che si è ripetuto anche in passato, è eh, già, già avvenuto sta di fatto che insomma, intorno a questa nazionale iraniana si sta dicendo di tutto, sta... c'è una polemica oramai da, 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 da due mesi almeno. E vabbè, rientra un po' nello spirito di, di, questi, di questi giorni, di questi tempi. Allora, io sapete che questa sera parleremo di un, di un personaggio storico, di, un, di cui la fine è nota. Qui io mando qualche secondo delle immagini. Queste sono le immagini del processo, il processo che Oveida subì dopo la rivoluzione, dopo il suo arresto da parte dei rivoluzionari. E ci arriveremo, eh, diciamo, la fine è nota perché sappiamo già non è. Non è un mistero per nessuno, credo che nessuno eh, delle persone collegate stasera mh, sia completamente digiuno rispetto alla storia di questo personaggio. Sa che è stato un primo ministro dello Shah per molti anni, adesso vedremo anche quanti e, sapremo, e sapete certamente che poi alla fine è stato giustiziato ed è eh, morto e sono delle vittime eccellenti anche diciamo, della rivoluzione. Allora, una domanda me la faccio da solo e mi rispondo da solo. Perché parlare di Oveida adesso? Allora, innanzitutto perché di Oveida abbiamo accennato ad Oveida molte volte durante le altre dirette, in molte dirette che riguardano la rivoluzione, la storia recente dell'Iran, il governo dello Shah, il cambio di regime, quindi è un personaggio che è tornato. Tra l'altro, uno dei nostri più fedeli ascoltatori, anche sostenitori, Francesco Ferrandino, lo ha chiesto esplicitamente: quando farai una puntata dedicata ad Oweida? Lui ha chiesto: Oweida e anche Musa al-Sadr. Siccome io sono di parola, eh, quindi avevo detto che ne avremmo parlato prima della fine di questa stagione. Ne parliamo adesso di Uveida e prometto che entro dicembre, quindi prima della fine di questa sesta stagione, parleremo anche del, del cosiddetto imam che scomparve e della storia di Musa Sadr in, in, in Libia e tutta la sua storia prima, quindi rientra anche il Libano e poi alla fine, per ultima, come ultima tappa, la Libia e anche l'Italia in qualche modo c'entra entra con, con quella storia. Ma stasera parliamo appunto di Oveida, quindi, questo è il primo, primo motivo per cui eh, interrogo stasera. Il secondo, forse più importante, senza nulla togliere ovviamente alla, alla richiesta di, di Francesco e alla necessità anche di dare seguito a parte di un discorso già intrapreso nel corso di questi due anni, parlo di Oveida perché Oveida si può dire che sia una delle vittime eccellenti della rivoluzione, cioè. Eh, le rivoluzioni, come abbiamo detto mille volte, non sono mai un pranzo di gala, sono comunque delle, eh, dei passaggi storici in cui le teste volano, in cui si fanno molte vittime, alcune sono vittime anche sacrificali, simboliche, altre sono casuali, altre ancora sono predestinate. In questi giorni, insomma, in queste settimane, io sento usare. Il termine rivoluzione, secondo me, io ho detto dall'inizio, in modo inappropriato, potrebbe essere che questa sia una speranza, cioè come dire, un obiettivo, un desiderio di chi chiama quello che sta accadendo già in Iran rivoluzione, può essere che sarà che diventerà una rivoluzione. Ma i toni che io sento usare, il desiderio costante di vendetta più che di giustizia che io ascolto e leggo, in queste settimane mi riporta appunto a quel clima, a quel tipo di situazione che si crea appunto quando ci sono le rivoluzioni ed è bene anche capire cosa succede le rivoluzioni, perché in questo dire, mondo in cui tutto è un racconto che passa attraverso i social, i video, i commenti, le card fatte su misura in cui si mettono pallotto, le fucili, molotov eccetera eccetera, vabbè, c'è poi un, un lato della storia che come, dire, come direbbero gli inglesi quando dicono life stinks, cioè la vita puzza nel dire che la, che la vita fa schifo. C'è una parte della storia che poi puzza e puzza di morto perché puzza appunto di, di quello che accade quando ci sono le rivoluzioni. Io in questo, come dire, eh, mi, mh, mi permetto di, di dirlo che quando si aggiunge anche una certa età non finiscono anche come dire, quelle, quelle speranze che sono degli alibi, quindi come diceva Pasolini, cioè la speranza che magari ci siano rivoluzioni in dolori, rivoluzioni che siano le più giuste del mondo e, e i passaggi che siano tutti quelli più corretti, più democratici, più liberi. Beh, io ci credo poco, nel senso che i, i toni di questi giorni mi sanno molto e mi ricordano molto dei toni di giustizia sommaria. L'abbiamo già visto a livello mediatico in cui basta veramente che qualcuno, come dire, esprima un'idea leggermente diversa e parte un plotone di esecuzione virtuale. Allora, siccome poi però dalle parole ai fatti, diceva sempre Mao, ehm, vediamo quello che, che è successo. Cioè, nel, senso nel caso di Oveida, di chi era questo signore che appunto. Eh, spesso viene citato, abbiamo citato già altre volte, qual è stata la sua storia, qual è stata la sua fine. La fine è nota, la vedremo meglio rappresentata alla fine di queste immagini, di questa carrellata che sto per iniziare, ma eh, vediamo un attimo come nasce questa storia. Mm, diciamo domande e interventi li lasciamo tutti alla fine, così proseguiamo in queste slide, chiamiamole così, non sono tantissime. Non, non è, non è un discorso lunghissimo. ma insomma è interessante vedere come nasce il personaggio, perché a un certo punto diventa quasi una, una, visi, una vittima predestinata della rivoluzione e in che cosa c'entri lo Shah in tutto questo. Allora, Oveida lo possiamo definire tranquillamente un figlio cosmopolita del Novecento, perché lui nasce da figlio di un, di un funzionario, anzi di un diplomatico della tarda era Kajar, quindi di una famiglia direi benestante, una famiglia che ovviamente frequentava i palazzi del potere della Tehran tra la fine della dinastia Kajar e poi il primo periodo Pahlavi. In questa immagine che lo ritrae ragazzino, lui era a Beirut perché il padre viaggiava, si trovava appunto per lavoro a Beirut, successivamente poi presiderà anche molti altri paesi, visiterà una buona parte del mondo, come dire, del mondo, eh, non solo del Medio Oriente, ma anche europeo. E questo contribuirà sicuramente alla formazione, alla sua formazione poi per il personaggio che vedremo diventerà. Quindi c'è la storia del Medio Oriente, c'erano cioè appunto le, eh, le capitali del Medio Oriente di allora, di un Medio Oriente che ancora si stava liberando dal colonialismo europeo che invece in altri casi come quello dell'Iran viveva ovviamente invece la sua indipendenza È un suo periodo travagliato ma diciamo anche di rinascita di rinascita politica il periodo poi del primo eh, Shah Pallavi Reza Khan un particolare mh, che non è mh, secondario eh, il padre di eh, Oveide era Bahai cioè Bai è una lo sapete tutti è una Confessione religiosa non riconosciuta, per esempio, nella Repubblica Islamica, nel senso che la Repubblica Islamica perseguita, dichiaratamente, anche Ba'i, dicendo che non sono una religione ma sono una formazione politica, una setta, è una, è una storia particolare quella del Ba'i, non l'abbiamo mai affrontata direttamente e meriterebbe un, un discorso a parte prima o poi. Comunque non è accettata perché il profeta diciamo, dei Ba'i, il fondatore nell'ottocento, diciannovesimo secolo di, di questa religione, si definisce Dio stesso. E questo, per l'Islam, è, 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 è un male, cioè il male assoluto. Non, non può, nessuno può, appunto, dichiararsi, eh, dichiararsi cosa stessa di Dio. Quindi i, i Ba'i hanno una storia particolare, sia nella Repubblica Islamica, ma anche precedentemente. Vittima di persecuzioni, di pogrom, eh, in una parte della storia della Persia, ehm, sono stati anche emarginati, eh, e perseguitati o comunque poco amati, perché per un periodo gli scialli hanno anche usati come esattori delle tasse. Questa, insomma, è un po' una storia che si ripete a tutte le latitudini. Sapete che a Roma, per esempio, non c'è un giudizio favorevole nei confronti dei de, de, de marchigiani, da chi viene dalle Marche, ma questo perché, nel vecchio Stato pontificio, erano appunto i marchigiani quelli che facevano spesso gli sattori delle tasse. E questo, insomma, ogni, o, come, come ogni cosa che si rispetti nel, nella storia infame del genere umano, molto spesso i soldi poi alla fine hanno il predominio su tutto e contano per molto più di tante altre cose. Lui, eh, cioè, a eh, scusate. Eh, Oveida, cioè eh, ah, scusate, il nome mi sfugge in questo momento. Ah, Come si chiama Amira che Non mi veniva, mi ero impicciato. Lui si è sempre dichiarato non credente, comunque, non vai. Quindi è un aspetto. Ma in più di qualche occasione, nel corso della sua lunga carriera politica e anche prima di diventare ministro e poi primo ministro. Mh, Diciamo i suoi detrattori lo accuseranno, di, lo accuseranno appunto come se fosse una, una colpa di essere bai, Quindi è un personaggio che da sempre ha alimentato sospetti, dicerie, voci, invidie: e, insomma è un personaggio. Nella sua vita, nella sua storia personale, c'è poi l'Europa. Qui lo vediamo in, in Calzoncini, ancora con tutti i capelli. Nel 1941 lui si fa, appunto, la sua infanzia a Beirut, si trasferisce in Europa. Negli anni proprio quelli drammatici della seconda guerra mondiale, anche qui ci sono tutte storie di cui io non entro, nella Francia occupata dai nazisti, nei suoi tentativi di rientrare in Iran. Comunque, eh, questo periodo eh, che, che lui trascorre in Europa lo formerà moltissimo anche per la conoscenza delle lingue che comunque già l'infanzia a Beirut diciamo, aveva incoraggiato lui infatti parlava oltre al persiano l'inglese, l'arabo, il francese, il tedesco e anche l'italiano quindi come dire un personaggio, un uomo di mondo un uomo che eh, ovviamente della Teheran eh, che contava del, del, di, una, di una certa diciamo potremmo dire nobiltà eh, diplomatica comunque eh, di, un, di un Iran che poi cercava una sua dimensione internazionale, internazionale come molti rampolli dell'Iran di allora e in fondo anche di oggi viene mandato a studiare in Europa ricordiamo che in quegli stessi anni in un collegio della Svizzera si forma studia il Mohammad Reza Pallavi il futuro e ultimo eh, e io spero io dico spero ultimo degli Shah d'Iran eh, che, che, che poi vedremo eh, sarà cacciato dall'Iran nella rivoluzione del 79 dopo questo periodo abbastanza lungo e non semplicissimo va detto, in, in Europa lui rientra in Iran nel 42 rientra nel bel mezzo diciamo, di una situazione che, che è tutt'altro che semplice perché sappiamo che l'Iran è diviso in due l'occupazione dei sovietici a nord e degli inglesi a sud questo perché il padre eh, dell'ultimo dell Shah, quindi il penultimo, eh, Reza Shah, era, diciamo, se non proprio simpatizzante, di sicuro non ostile alla Germania nazista, nel mezzo della seconda guerra mondiale, con il conflitto, con la battaglia di Stalingrado ancora in corso, l'abbiamo detto mille volte, il paese viene occupato nel 1941, lo Shah viene costretto ad abdicare e si apre una fase nuova della storia dell'Iran. Lui nel 1942, lui, Oveida, rientra in patria, mh, ha accesso all'Accademia militare e incontra, qui vediamo la foto del suo primo incontro con lo CIA e comincia, diciamo, una nuova fase della sua vita. Una volta aver svolto il servizio militare in Accademia, lui riparte poi per l'Europa eh, ma nello stesso tempo in quegli anni lui frequenta anche gli ambienti intellettuali, ambienti intellettuali non sempre proprio amatissimi dalla corona o comunque molto critici, anche diciamo depositari di un pensiero critico in quegli anni. Sono gli anni dell'inizio della guerra fredda, l'inizio del, 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 del regno che sarà abbastanza lungo dello Shah, inizialmente è anche un, come dire, un, un regno, un, un, un governo abbastanza... Mh, Diciamo aperto: eh, il re fa il re, ma i primi ministri di allora hanno una loro autonomia, hanno un loro peso politico, cosa che poi svanirà dopo il, dopo il 53 e il colpo di stato contro Mossadegh, però. Tornare al nostro, Gaida frequenta gente del calibro di Sadek Chubak, scrittore di cui abbiamo parlato diverse volte, Sadek Dayat, abbiamo parlato di lui anche molte volte, per esempio invece Al-Ahmad, cioè l'autore della famosa occidentalizzazione, no? il cosiddetto precursore anche del pensiero critico nei confronti dell'occidentalizzazione dell'Iran. Ehm, lo conosceva, ma non apprezzava diciamo, queste incursioni di Oveida nell'ambiente culturale e intellettuale iraniano. Gli sapeva comunque di qualcosa di strano, di una persona che si sapeva vicina comunque al trono, alla corona, e che comunque poi invece amava come dire, invece frequentare questi ambienti. Qui c'è a un certo punto un, un, un incontro decisivo, come molte delle, delle figure di tutti gli uomini e le donne che hanno poi un successo. C'è sempre un mentore, c'è sempre un personaggio che ne determina il successo, che accoglie, che mette sotto la propria ala protettrice il, il soggetto in questione e gli consente o le consente una, una scalata verso il successo. Questo personaggio, che in, in, in questo caso si chiama Abdullah Entesam, era un personaggio carismatico molto particolare. Intanto, era figlio di un, di un leader di un ordine di dervisci. Quindi, vedete come poi l'aspetto religioso no, in Iran si mischi, e anche la componente di formazione, e di formazione anche della leadership, non è così improbabile che poi dei personaggi che hanno avuto una carriera folgorante anche nel, durante l'epoca dello Shah invece abbiano questo rigido di una formazione culturale sicuramente diversa, non, sicuramente non secolarizzata non secolare ma assolutamente religiosa questo Entesam eh, lavora cioè porta con sé a lavorare Oveida nella Germania Ovest nel, nel, nei primi anni del secondo dopoguerra quindi della seconda metà degli anni 40 e qui diciamo anche senza entrare nel dettaglio, ma insomma ci sono anche dei casi non proprio limpidi nel, nel, nella carriera di Oveida, soprattutto all'inizio c'è cioè uno scandalo finanziario in cui lui non viene coinvolto direttamente, ma viene molto chiacchierato nel trasferimento di fondi dalla Germania all'Iran, di investimenti che poi si riveleranno delle assolute speculazioni. Però diciamo sono anni in cui anche il suo potere economico cresce. Ricordiamo che nel, dal 1950 al 53 c'è cioè tutta la crisi legata a Mossadegh, quindi la nazionalizzazione del petrolio, il, il conflitto fortissimo di, eh, della corona con l'allora primo ministro appunto Mossadegh, che abbiamo già visto altre volte, si risolverà in un colpo di Stato, quello del 19 agosto del 1953, la famosa operazione Ajax sostenuta da... Stati Uniti e Gran Bretagna, che rimette al proprio posto eh, lo Shah, determina la, la fine politica e l'arresto di eh, Mossadegh, e anche il passaggio direi epocale, per cui il, il governo dello Shah diventa a, tutto, a, a tutti gli effetti un governo autocratico, autoritario sicuramente, ma direi proprio autocratico, nel senso che molti dei partiti fino ad allora. Legali ammessi sulla scena politica vengono messi al bando anche il Fronte Nazionale, il Tudego, il Partito Comunista, quindi il dibattito politico si restringe in modo drammatico. In questo contesto, eh, c'è l'ascesa di Oveida come uomo, diciamo. Faccendiere, no? si sarebbe detto una volta, eh, uomo vicino comunque alla corona, perché senza la corona, senza una vicinanza alle famiglie che contano, che frequentano la corte nell'Iran di allora, non c'è spazio. E Oveda diventa un, un personaggio importante. Il vero passo, il vero passaggio, diciamo quello che fa fare il salto di qualità, è nel 58, quando questo già un po' scalviziato, ma qui lui è del 19, quindi allora aveva. Una quarantina d'anni entra nel board, cioè con il consiglio di amministrazione del NIOC, che sarebbe, il, dicendolo eh, per bene, National Iranian Oil Company. Cioè, di fatto mh, è qualcosa di più di un ministero del petrolio, ma è di fatto la vera stanza dei bottoni in quegli anni ricordiamo che eh, Mossadegh viene sì eh, fatto fuori ma la politica di Mossadegh la nazionalizzazione del petrolio di fatto è qualcosa che rimane rimane alle condizioni che poi eh, vorrà lo Shah però di fatto il petrolio diventa un, un asset eh, principale importantissimo per lo Stato iraniano i proventi di quel petrolio alle condizioni che, che ovviamente vengono concordate anche con i big con i grandi del Mercato petrolifero mondiale e quelli occidentali in particolare, ma comunque l'Iran diciamo, acquista un suo potere enorme, politico ed economico, grazie appunto al petrolio. E eh, guarda caso Simon eh, sì, eh, è lì ed è lì ed entra in un contesto particolare perché c'è cioè, questo, questo NIOC, chiamiamolo così all'italiana, è per, per Oveida sarà per Oveida una vera scuola di potere, cioè nel senso che è un trampolino di lancio. Eh, si crea in questo contesto, una cerchia mh, si, si crea, ma non in modo spontaneo, diciamolo chiaramente, è lo scià che incentiva, che vuole che favorisce, che spinge affinché nasca, un, diciamo, una cerchia di giovani tecnocrati. Questo su un modello chiaramente statunitense che si. E riconoscano, che, che, che appoggino il programma di riforme economiche e sociali, no? però sono riforme economiche e sociali volute dallo Shah, sono quelle che vuole eh, la corona, sono quelle che la monarchia vuole, quindi si tratta di un, que, quel grande processo di modernizzazione che Muhammad Reza Pallavi comincia a progettare da un certo momento della sua, eh, la sua monarchia e che Cerca in, in una nuova generazione di personaggi simili ad Oveida un, diciamo, lo strumento, le armi, gli, gli interpreti di questo suo, di questo suo scritto, come dire, di questa sua sceneggiatura, di quello che lui vorrebbe per, per l'Iran che verrà. Eh, il cerchia di cui parlavo prima, alla fine si traduce in un vero e proprio partito che Isbir An-e-Nuvin, cioè quello che potremmo dire appunto il, nuovo, il, il, il partito del nuovo Iran. Di fatto eh, il, eh, il, il, lo Shah crea due, eh, due, due, due blocchi, due partiti, cioè due partiti in cui poi alla fine si contrappongono anche nel, nel, nel Parlamento iraniano, che allora, questo un dettaglio, è bicamerale perché c'è anche il Senato oltre a Magellesi, quindi si è sa è è è bicamerale proprio come il nostro attuale, però diciamo i due grandi partiti che si, si contrappongono, quello, questo qui dovrebbe essere il... Il, diciamo, il, il partito eh, progressista, mettiamolo così, e il partito conservatore sono eh, quelli che animano questa contesa politica, ma alla fine è lo sa che decide. Cioè, non c'è nemmeno quel grado di autonomia che Mossade, ad esempio, aveva, era riuscito a ottenere. Qui si tratta di una di una farsa politica messa in scena in cui questo soggetto, questo punto di cui Oveida fa parte, diventa anzi, una, la punta di diamante. Serve a giustificare lo sforzo, lo slancio in avanti de, dell'Iran che verrà, dell'Iran che arriverà al 2000, che vuole nel, nel progetto ambizioso dello Shah arrivare al 2000, tra i primi paesi al mondo più sviluppati. Questo partito, che durerà come vedremo fino al 75, sarà eh, il portavoce, il difensore, il paladino della cosiddetta Engelobese Field, cioè. Della Rivoluzione Bianca, cioè di quel processo di, di, di riforme, eh, alcune anche molto, molto importanti, che lo scià eh, promuove nel 63 e che verrà approvato con un referendum popolare. Ricordiamo tra queste, tra queste riforme anche il diritto, la concessione del diritto di voto alle donne, oltre alla riforma agraria e al cosiddetto esercito del sapere. Io invito tutti anche a recuperare delle vecchie puntate per chi fosse interessato, perché all'esercito del sapere dedicammo. Una delle prime trasmissioni della primissima stagione delle conversazioni sull'Iran con Farianza Bay, perché Farianza Bay ha fatto a suo tempo uno studio sull'esercito del sapere e quella volta parliamo soltanto di quello. Comunque, rivoluzione bianca del 63. Oveida, diciamo, è sugli scudi, è uno dei, dei, dei grandi dei giovani rampanti, non diciamo giovani turchi perché insomma qui parliamo di, di iraniani, quindi non possiamo chiamarlo così, però è uno diciamo dei nuovi dei volti nuovi che lo Shah propone, diciamo, come rappresentante qua in fondo del suo corso politico. E in, in questa prospettiva, alla fine lui diventa ministro, qui un refuso, scusate, ma... Veramente ho fatto i salti mortali per preparare questo materiale per stasera. Non è Noveida, ma Oveida, ovviamente. Diventa ministro delle finanze nel governo di Hassan Ali Mansur nel 64. Poi, questo Mansur viene assassinato da un diciassettenne che appartiene alla fede di Islam nel 65. E Oveida viene incaricato dallo scià di fare un nuovo governo e lui diventa primo ministro. Alla fine comincia nel 65 come primo ministro, lo sarà per 12 anni ininterrottamente, fino all'agosto del 77. Allora. Qui, questo è il motivo per cui anche insomma, noi dedichiamo una diretta ad Oveida, perché è il, la figura, il volto, il primo ministro a cui più facilmente si può associare quel lungo periodo che va dal momento diciamo, dell'attuazione della rivoluzione bianca e del boom petrolifero e del, dei grandi cambiamenti che lo Scià vuole eh, imporre al Paese, fino al fallimento di, quel, di quella stagione e quindi alla rivoluzione. Qui lo vediamo tra l'altro che lui guida la sua macchina, che ogni tanto insomma, aveva queste sue e queste sue manie eh, di, 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 di uscire, quando usciva dal, da, da, dal lavoro, di guidare lui stesso la sua automobile. Tra l'altro, qualche piccolo, mh, adesso vedremo anche qualche aspetto per, particolare, però possiamo suddividere questa stagione infinita, perché insomma, dal 65 al 77, essere primo ministro, anche se. Il vero potere lo detiene eh, lo scià, però insomma essere per 12 anni primo ministro è un, come dire, un, 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 un passaggio di potere lunghissimo. Bisogna dire che c'è una prima fase in cui eh, prevale un ottimismo, ma non solo del suo atteggiamento al, al potere, ma anche di fondo dei giudizi su di lui. Lui ristabilisce anche in virtù di quei contatti che abbiamo detto all'inizio della puntata con gli ambienti intellettuali, vuole ristabilire un dialogo, un dialogo che si è fatto sempre più difficile. Con i circoli di intellettuali, perché molti sono in opposizione allo scià, dopo appunto il golpe del 53, ma anche con i religiosi è passato il momento, c'è già stata la crisi, quella che nel 63 ha determinato diciamo le prove generali della rivoluzione, le chiama qualcuno, ma comunque poi l'arresto e la condanna all'esilio di Khomeini. Lui cerca in queste prime fasi. Una, una così un, di stendere un ponte di creare anche con, con gli ambienti che in quel momento erano, diciamo, non eh, diciamo ostili o comunque non concilianti rispetto alla corona. Vuole combattere una, anche la corruzione, si propone come quello che restituirà insomma, una trasparenza nell'amministrazione della cosa pubblica. Ma tutto questo si scontra poi alla fine con una scarsa autonomia rispetto allo sciacca, che alla fine è quello che, che comanda, che è un autocrata a tutti gli effetti. D'altra parte, tutto questo processo è vissuto dallo sciacca come una sua un suo progetto personale lo stesso rivoluzione bianca nella sua dicitura esatta che si chiama rivoluzione dello Scià e del popolo iraniano ma è lui non certo i ministri che manda a parlare o a, insomma, a spiegare questa rivoluzione che vengono portati come i veri artefici cioè quelli che porteranno l'iran nel ventunesimo secolo quindi c'è questo limite di base direi, di, vorremmo dire un errore di impostazione alla fabbrica eh, seppure ci fossero delle eh, intenzioni sincere da parte di personaggi come Oveida sta di fatto che quel, tutto questo è reso se non impossibile molto molto difficile dalla figura di uno scia, dello Shah che come dirà Cavagnini, l'ultimo eh, ambasciatore iraniano diciamo al momento della rivoluzione è un tecnocrate che deve tutto fare, uno che, che vuole fare, è un despota manager, uno che, eh, che comunque vuole che tutto passi per le sue mani e che crede di riuscire a saper fare tutto. Ma eh, c'è qui anche un aspetto che poi dobbiamo considerare, che poi dopo questa prima fase di grande fiducia e di slancio cede al cinismo, al pessimismo. Nelle sue, nella sua biografia, che poi dopo citerò, si... Ricompone si spiega come poi, magari, nonostante lui abbia fiducia, si dica fiducioso nella, nella possibile trasformazione del paese. In realtà si accorge di, di, di essere bloccato in un sistema di cui lui stesso comincia a dubitare, comincia a non avere più la fiducia nella possibilità che, portando a termine queste riforme strutturali essenzialmente di carattere economico. Possa venire da sé una stagione anche, diciamo, liberale o comunque di un cambiamento a livello anche politico e sociale. Quindi, un po' questa sua figura sbiadisce, diciamo, diventa più grigia col passare degli anni. Ci sono poi degli elementi che, che, che possono anche essere ricordati: lui sposa nel 66 in un modo molto, molto, una cerimonia eh, riservata a pochissime persone. Le laima con la quale sarà sposato per soli cinque anni, ma con la quale rimarrà in, in ottimi rapporti anche dopo, tanto che eh, viaggeranno anche insieme. Eh, il particolare di, sai, di pochi invitati alla cerimonia è qualcosa di particolare, soprattutto per la cultura iraniana, che invece prevede che i matrimoni siano eh, feste con centinaia di invitati, e in particolare di un uomo potente, importante, come lo era. Eh, ovei, dal tempo eh, era invece un, questa una cerimonia assolutamente per pochi intimi. Tra questi pochi intimi c'era anche l'imperatrice Faradiba. Quindi, insomma, è un, 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 un tratto, una distinzione che secondo me ci sta. Tra l'altro, in una è anche riportato come in uno dei tour elettorali, perché poi le elezioni si svolgevano, anche se poi insomma, l'esito era sempre abbastanza scontato. Tra questi due partiti, il dettaglio che durante un tour elettorale, lui era quando era fuori, eh, faceva arrivare ogni giorno la mattina, una rosa rossa alla moglie quando si svegliava. Ecco, questi sono, sono, sono i dettagli che si leggono poi nelle biografie, anche nei libri di storia. Però, per per Parlare di, di, di questo tipo di personaggio, era questo personaggio qui, insomma, eh, un, come dire, un uomo che amava molto il potere, amava anche probabilmente la vita. Ma era tutto sommato, ecco, qui lo dice anche Farabassanì, scusa, carriera politica nella vita privata, era un uomo semplice, al contrario di certi politici. Non ha usufruito la sua posizione per accumulare soldi. La sua disgrazia era che la Savac e dopo continuo, adesso Ci arriveremo, infatti, poi arriveremo anche qual è la, la sua fine tragica. Però, ecco, questo è il è Loveida. Il, di, di, di questi anni dovremmo dire anche in fondo degli anni d'oro, gli anni dei suoi, del potere. Poi a un certo punto c'è un passaggio che è un passaggio drammatico, che è un passaggio che ovviamente non viene da solo ma è, è determinato da tanti fattori. Chi segue queste dirette sa quante volte abbiamo parlato di, di come in quegli anni ci siano diversi fattori che poi portino alla crisi dello Shah dell'Iran imperiale. Eh, c'è un, una recessione economica, c'è cioè un contraccolpo, una contrazione dell'economia dopo il grande boom petrolifero, soprattutto dopo il 73, eh, ci sono vari passaggi come anche la crisi negli Stati Uniti e quindi la fine anche di un certo sostegno da parte del grande alleato verso certe politiche dell'Iran, sa di fatto che nel 75 c'è un primo... Primo momento, diciamo eh, che lascia presagire che le cose si stanno mettendo male. Scusate, che bevo un secondo. Saluto intanto anche Francesco che dice appunto che recupererà la prima parte domani. So che lui lavora fino a tardi. E dice appunto che va dato atto che provò a combattere la corruzione della corte. Ma finiva contro un muro di gomma. Ecco. Finiamo di leggere il commento di Farate che dice diceva parte all'ufficio del primo ministro, ma stava facchia era autonoma. E la cosa negativa fino a suo numero non era di una gente, ma chiedevo che la sua tendenza sessuale tanto obbligata dallo scià. Questo non, non, non so, eh, nel senso che era omosessuale, io questo non, non, non lo so se era, se era questa la diceria che, che si dicesse probabilmente sì. Ma eh, ritornando invece alla, a questo passaggio del 75 sta di fatto che nel 2 marzo del 75 c'è un passaggio importante, cioè lo scia scioglie i due eh, partiti i soli due rimasti crea un partito rassachista che vuol dire di resurrezione e cerca cioè, di fare eh, della sua autocrazia un'autocrazia un che abbia anche una veste formale compiuta tra l'altro appunto è il momento in cui lui cambia, lo, eh, cambia il calendario persiano e non lo conta più secondo il calendario lunare islamico ma dall'ingresso di Ciro a Babilonia, quindi là, si trova improvvisamente nel 2500 errotti, e insomma, ci sono un po' di stranezze, che, che insomma, diciamo che anche da un punto di vista simbolico, non porteranno proprio bene allo Scià. Però comincia una fase anche un po' di, come dire, di paranoia da parte dello Scià, che comincia a dubitare anche del vecchio circo, cioè di quello che prima era il Circo dei giovani adesso dopo. 12 anni è diventato il solito vecchio circolo, cioè comunque una cerchia di personaggi potenti comunque che sono da tanto tempo, e quindi si sente la necessità da parte dello Scià, che poi sappiamo oggi noi lo sappiamo, è malato ed è malato anche in modo grave. Già allora di, come dire, di mettere di limitare di circoscrivere il potere di Ueida e infatti, nasce un nuovo governo quello di Giamma Musegar e Oveida diventa ministro della corona, cioè quello che appunto i rapporti con la corona, ma è un passaggio tutt'altro che indolore, tanto che nelle sue memorie l'imperatrice Faradiba dirà che dire, andare a dire ad Oveida di mh, che non farà più il primo ministro sarà doloroso come partorire un bambino. Cioè, evidentemente era una fase eh, di transizione e lo scia che insomma si... Eh, si stava appunto rapportando con la sua malattia, ma anche con una fase critica del, del, de, della vita politica del paese, e decide di fare questo passo, ma non è affatto una cosa semplice, perché appunto lui era stato per, per 12 anni il primo ministro. Che succede poi? La situazione, come abbiamo visto diverse volte, precipita, quindi il paese. Che, che, che fino al 77 aveva Oveida come primo ministro, nei mesi successivi piano piano scivola nel caos. Qui questa è un'immagine diciamo delle più drammatiche, quella famosa dell'8 settembre del 78 è già il venerdì nero. Ma già da prima Oveida, in un certo senso, diventa ostaggio della sua stessa storia per quello che ha rappresentato, per quello che, che ancora rappresenta, per il fatto che molti identifichino ancora lui. E come l'uomo del potere, tanto che la famiglia vorrebbe che lui abbandonasse l'Iran, che si rifugiasse in Europa. Lo stesso Shah gli propone a un certo punto di andare a fare l'ambasciatore in Belgio, così in modo di, come dire, è una via d'uscita anche abbastanza, sarebbe una via d'uscita anche abbastanza facile per lui, ma lui rifiuta, anche questo c'è un aspetto del personaggio, cioè lui sceglie di rimanere in Iran, perché uno non, sente, non si sente in dovere di abbandonare il paese che ha guidato o comunque ha creduto di guidare per molto tempo ha sicuramente i propri interessi a rimanere, ma anche è anche vero che in quel momento è in una fase decisamente calante della sua carriera politica. E poi che succede? Succede il passaggio, direi, veramente eh, molto, molto brutto, cioè che di fatto lui diventa un capo espiatorio. Questo avviene in moltissime situazioni e soprattutto nelle rivoluzioni. Cioè All'interno stesso della corte dello Shah, negli ambienti che erano quelli che erano amici di Oveida o che si fingevano amici fino a poco tempo prima, si capisce che la situazione sta precipitando. Quando la situazione precipita, molto spesso si cercano dei capi espiatori, qualcuno da dare impasto alla folla. Va detto, e questo è in questi giorni in cui si, ci si accapiglia molto sul, nel dibattito su quello che sta avvenendo in Iran, sulla correttezza o meno del termine rivoluzione per quello che sta accadendo, voi sapete già che io sono decisamente contrario all'uso di rivoluzione rispetto a quello che sta accadendo, ma questo è un altro discorso, nel 78 il primo a dire a un certo punto, a parlare di rivoluzione è lo Shah stesso, cioè in un famoso discorso in televisione nel novembre del 78 lui dice, papale papale, rivolgendosi alla, ai telespettatori, io ho sentito la voce della vostra rivoluzione per come dire, conquistare, forse probabilmente fuori tempo massimo, oramai siamo veramente, è fuori con l'accusa, come si direbbe, visto che c'è stato già il venerdì nero a settembre, visto che in agosto c'è stata la strage del Cinema Rex, 400 persone, lì probabilmente, anzi, quasi sicuramente, lo scià non c'entrava nulla, perché l'attentato era stato fatto dai rivoluzionari. Ma alla fine il messaggio che, che, che passò ed è questa una cosa che capita molto spesso nelle situazioni drammatiche come quelle delle rivoluzioni eh, l'opinione pubblica si era schierata attribuendo la colpa di quella strage alla Savacca, alla polizia politica lo sciac, che invece probabilmente in quell'occasione non c'entrava affatto, c'entrava in molte altre eh, uccisioni, in molti altri delitti, in molte altre sparizioni. Ma in quello probabilmente non c'entrava nulla. Lo stesso processo che verrà poi celebrato durante la Repubblica Islamica attribuirà la colpa a un rivoluzionario tossicodipendente che verrà condannato a morte per questo. Sì, di fatto che il 7 novembre, quindi vedete come tutto precipita in modo anche molto veloce. Oveida viene arrestato insieme ad altri 60 ex funzionari, tra personaggi di governo, funzionari dello Stato. Lui viene messo agli arresti domiciliari sotto il controllo della Savac, cioè il... non viene portato in carcere, ma viene messo a casa sua, però controllato dalla polizia politica dello Scià. Siamo al 7 novembre. Ricordiamoci: il 7 novembre, il 16 gennaio, lo Scià scappa dall'Iran. Eh, c'è un, un nuovo governo l'ultimo governo che poi sarà nominato allo Shah <coughs> scusate è quello ehm, eh, guidatemi un attimo questa sera sono, sono un po' stanco perché ogni tanto mi, mi dimentico i nomi ma è quello che, ah. si, che fa capo a ah, eh, Bakhtiar eh, eh, che era stato so, personaggio importante anche nella vita politica dei decenni precedenti che, che se non sbaglio entra in carica il 31 dicembre, qualcosa del genere, così grazie a Francesco Bactiar e, e Oveida è sempre gli arresti domiciliari. Il 16 gennaio, diciamo, lo scià se ne va, il 1 febbraio ritorna Khomeini in Iran. L'11 febbraio, la rivoluzione vince e vince quando l'esercito si dichiara neutrale. La SAVAK si squaglia, nel senso che si dissolve, viene dissolta, molti si danno alla macchia perché non. Ovviamente per mettersi anche in salvo molti non ce la faranno, ma è il momento anche della vendetta. Oveida viene preso dai rivoluzionari e portato alla scuola Refa, che è una scuola femminile al nord di Tehran dove in quel momento si svolgeranno molte delle, delle, dei processi e anche delle esecuzioni sommarie eh, di cui saranno vittime i vecchi quadri, c'è cioè molti esponenti del vecchio regime. Qui vedete Oveida eh, viene viene qui a un momento della del suo processo, processo a cui lui si, come dire, si prepara anche, diciamo, convinto che in qualche modo possa si possa difendere perché, convinto della propria onestà, è convinto che alla fine, come dire, convinto perlomeno speranzoso che, il, che, che in questa fase possa ancora almeno salvare la vita. In realtà, eh, dire, i giochi sono, sono già decisi: sono già decisi perché a lui vengono imputati 17 capi d'accusa sedizione, corruzione, diffusione della corruzione sulla terra, il trasferimento di, eh, anche di uranio, pensate un po' di come l'uranio ritorna sempre a potenze straniere, spionaggio, eh, veramente sono 17 cavi pesantissimi. La cosa che, 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 che dovrebbe insomma, essere sempre ricordata è che il, 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 come si dice, il pubblico ministero, l'accusa di questo processo è Sadek Khalil, scusate, qui è partita una L che qualcuno invece ha chiamato Colcalice, cioè nel senso l'Ayatollah Pazzo, era un, un, un Ayatollah particolarmente mh, violento anche nel, nel, nel suo prendersela con gli accusati, nell'insultarli durante i processi sommari fatti dai tribunali rivoluzionari. Eh, abbiamo parlato di lui altre volte, lui con un gruppo di suoi seguaci avrebbe voluto distruggere Persepoli in quanto vestigio di una civiltà. Pre islamica e di quello che, che loro dice, definivano un pazzo eh, depravato come, come Ciro il Grande. Eh, è lui quello che, che farà una conferenza stampa eh, dopo la forzione, eh, dopo il mancato, fallito blitz da parte degli americani per liberare gli ostaggi con i resti di un marine sul tavolo durante la conferenza stampa. È quello che è una donna che andava a lamentarsi del. Dell'esecuzione del marito nelle rivolte in cui stanno represse in modo violentissimo nei primi mesi della rivoluzione nei primi mesi del, dopo la vittoria della rivoluzione dalla, dal nuovo governo provvisorio, e lui dirà appunto: che, che risponderà che, che se il marito era innocente, lei non, non aveva motivo di preoccuparsi e che a quel momento il marito era in paradiso. Questa è, diciamo, la cifra del personaggio. e e, insomma probabilmente anche sadico direi decisamente insomma un personaggio eh, veramente terribile questo è anche il momento in cui mh, come dire personaggi come questi hanno, hanno sempre dire, il loro spazio il loro momento di gloria in situazioni come quelle della vendetta della giustizia sommaria che sono particolarmente adatti per fare il lavoro sporco come questo ma comunque sia nel caso di, eh, di oveida non c'è nessuna argomentazione del capito accusa, nessuna prova evidente, cioè nel, nello stesso processo è un po' più un chiacchiericcio, sono gossip, possiamo dire così. E questo, vedete, guardate che è qualcosa che ritorna alla mente, cioè di quando si, si usano certi toni in cui non è che si parla, si argomenti, si spieghi, si, ricond si riconduca tutto quanto nel percorso di un tracciato, no, è più il gossip, appunto le, le chiacchiere, le voci valgono se stesse come accuse probabilmente anche d'accordo con Khomeini ma anche lo stesso Bani Sadr che allora è uno degli esponenti potremmo dire più moderati anche perché poi due anni dopo sarà costretto anche lui a scappare dal paese ma lui pure rimette la volontà diciamo di, delle sorti di, di Oveida nelle mani di Khomeini perché è un, è un simbolo troppo eh, ingombrante troppo invadente troppo, troppo forte, rappresenta quello che è stato 12 anni al governo ovviamente ricordiamo lo Shah lo ha, lo ha arrestato per primo. Quindi, se probabilmente non l'avesse arrestato, lui lo avrebbe fatto in tempo poi a scappare, come fecero altri eh, personaggi legati appunto alla corona. Il stato di fatto che il 7 di aprile lui viene portato con la prigione di casa, che era appunto la, la, una vecchia fortezza che, in cui eh, precedentemente venivano giustiziate, imprigionate, torturate e giustiziate gli oppositori dello Shah che in quel momento un po' come veramente. La legge del contrapasso diventa un, un luogo in cui vengono incarcerati i nuovi prigionieri. Lui capisce nel momento in cui eh, viene portato lì che ormai non c'è più nulla da fare, e infatti viene ucciso pochi giorni dopo. Viene ucciso nemmeno, non arriva nemmeno alla, alla, al plotone di esecuzione. Si dice appunto che o Jat Islam, Adiga Fari, che era un altro diciamo di questi religiosi particolarmente. Eh, così zelanti nell'eseguire queste condanne e particolarmente inclina all'uso delle armi, eh, non c'è una prova, ma si dice che sia stato lui: fu lui ad ucciderlo con due colpi alla nuca mentre lo portavano nel cortile per essere giustiziato. Anche qui la leggenda o la storia dice che le ultime parole prima di morire siano state: non doveva finire così. Il cadavere di Oveida, martoriato, insomma, in queste condizioni veramente pietose, viene lasciato eh, per mesi all'obitorio, non viene restituito subito alla famiglia e verrà sepolto soltanto mesi dopo, tra l'altro in una, una tomba anonima, ma è nel cimitero di Bechte sarà a Teheran. Cioè, tra l'altro, come dire, la, la, la magra bara ironia della, della storia vuole che appunto, finisca in quel cimitero che sarà... Poi il Cimitero dei Martiri, anche, che è una grandissima eh, sezione dedicata ai martiri della rivoluzione, soprattutto della guerra con l'Iraq. L'immagine che segue è un'immagine un po' forte, un'immagine probabilmente molti di voi conoscono, ma è l'immagine anche per dire che rapporto c'è nei momenti come questi con, con la morte, anche con la fine della, della pietà umana. Questa è un'immagine che vedete, riporta un. Il, così, il copyright di chi di, 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 che appartiene a una foto rimasta storica, vedete appunto gli evoluzionari, uno in particolare poco più che un ragazzino, che ridono, sorridono e beffardo, insomma, di fronte al cadavere di questo uomo ucciso eh, poche ore prima. Ecco, questa è l'immagine che anche venne fatta, eh, venne fatta diffondere appunto poi dalla, dai media. Ecco, era la fine del, del vecchio regime. L'ultima immagine è quella del libro che io consiglio per chi volesse approfondire, sapere di più qualcosa su questo personaggio. È un libro in inglese, La, la Sfinge Persian Sphinx, la, la, la Sfinge persiana e l'enigma, The Riddle of the Iranian Revolution, l'enigma della rivoluzione iraniana. L'autore è Abbas Milani, che è un autore che abbiamo conosciuto in altre occasioni, un autore che in questi ultimi giorni ha dato modo di parlare di sé secondo me in modo piuttosto negativo perché ha detto delle cose che io non condivido affatto cioè, eh, diciamo si è schierato pure lui è corso subito sul carro dei nuovi rivoluzionari sostenendo insomma alcune cose secondo me che vanno anche contro la realtà quando ho detto che insomma il eh, come dire che la rivoluzione islamica che scusate che la repubblica islamica sia un, un un interlocutore assolutamente non credibile per, per qualsiasi accordo. Io ricordo sempre che la Repubblica Islamica, l'accordo sul nucleare, l'aveva fatto e l'aveva anche rispettato. Non, non è stato l'Iran a tirarsi fuori da quell'accordo. Questo è quanto, quindi questa è una ricostruzione. Intanto le leggo, diceva Francesco diceva, di Calcalisi, diceva di Assegatti, e qui si arriva orribili torture. Ma eh, infatti, dà un po' l'idea di un personaggio sadico che, che a un certo punto mise in imbarazzo le stesse autorità della Repubblica Islamica, perché appunto le, le, le sue condanne a morte spesso erano dettate da, da, da un'isteria. Sicuramente un'isteria collettiva, che è quella propria anche di molte rivoluzioni, ma comunque anche da una caratteristica del personaggio, che comunque beh, è un personaggio che ancora oggi, diciamo, incude un certo timore in Iran anche soltanto a ricordarlo. Francesco ancora ci ricorda che dopo due giorni dopo lei il tribunale decretò l'uccisione di Amir Hossein Rabi, capo dell'aviazione che pure si era rifiutato di bombardare i civili rivoluzionari e aveva seguito l'ordine di Comeni di rimettere l'incarico nelle mani della Ayatollah. Sì, eh, sono, sono tra l'altro io ricordo sempre che queste esecuzioni eh, eh diciamo eh, sommarie con processi farsa e in qualche modo poi si furono un po' un boomerang in, per la stessa Iran rivoluzionario, perché i quadri dell'aviazione soprattutto che erano rimasti fedeli allo Shah eh, sarebbero stati preziosissimi all'inizio della guerra con l'Iraq, poi in parte ci fu tutto quello che sappiamo, no? che, una, che alcuni di loro scrissero di voler andare a combattere e difendere il paese, e molti di loro caddero in battaglia. Eh, C'è l'aneddoto, l'episodio ricordato anche in Persepoli, no? di, la Satrapi, in cui un, un, una lettera di questi ufficiali della prigione chiede a Comeni di, di permettere loro di andare a combattere e che non chiedevano nemmeno la scarcerazione in cambio, ma soltanto nel caso di, di, di vittoria mh, e però di, mh, come dire, della loro caduta in battaglia, che mettessero l'inno imperiale alla radio. E, e questo bisogna dire che verrà fatto. La radio, eh, dopo una battaglia aerea eh, fondamentale, le prime battute della guerra con l'Iraq, improvvisamente gli, gli iraniani sentiranno alla radio di nuovo l'inno imperiale. Molti credettero che fosse ritornato lo shah, che, insomma, che ci fosse... Fosse stata restaurata la monarchia. In realtà era semplicemente una delle condizioni che erano state eh, prese con, con questi ufficiali, che comunque era, rappresentava una parte eh, importante della struttura militare eh, dell'Iran. Simone ci dice che Calcali voleva distruggere sé, da dire che durante la Rivoluzione Francese gli Illuministi volevano distruggere Notre Dame e farci un tempio dedicato alla dea ragione. Eh, ma questo sappiamo quante cose poi folli si facciano, no? a volte in nome delle, delle rivoluzioni anche dei simboli. In quel caso va detto che Oveida si può pensare qualsiasi cosa riguardo il suo operato da da primo ministro, ma sicuramente eh, era un personaggio che pagò con la vita il fatto di essere un simbolo, di essere un capro espiatorio e che quindi non avrebbero permesso assolutamente eh, che potesse rimanere in carcere o addirittura libero dopo la rivoluzione. Questo, questo è una cosa che va sempre quando poi si, si parla no, di processi, di farla pagare, di, per, perché accadono anche queste cose. Questo va, questo va ricordato sempre, perché, perché insomma, non è che si fa soltanto con, con i buoni propositi, ma anche perché tra i propositi, per esempio, di chi parla oggi, ci sono alcuni che non sono buoni per niente. Simone dice sempre... E strano che Calcali o di Assi Gatti in Islam sono animali sacri. So che in Iran c'è stato un accanimento sui cani, si sì, vabbè. Questo è un altro discorso su, sui cani, ma i cani in genere non sono amati dai diciamo, paesi islamici perché considerati impuri. Eh, però so, diciamo che Calcali è un personaggio abbastanza eh, pazzoide. Quindi, mh, non neanche le persone dovrebbero essere insomma sarebbero sacre, anche la vita umana in realtà in teoria sarebbe sacra, ma, insomma quanta considerazione potesse avere lui della vita umana. Allora io ho terminato questo, questo racconto, spero insomma sia stato abbastanza completo, sia anche magari fonte, spunto per leggere altre cose o per approfondire altri personaggi, se ci sono anche richieste su personaggi come, come lui, insomma altri personaggi di cui magari in qualche occasione abbiamo soltanto toccato qualche aspetto o toccato qualche episodio della loro vita. E, ma insomma, parliamo, ne parliamo neppure. Abbiamo ancora qualche minuto. Tanto, Francesco dice: Nel libro di Follett sull'aria delle acque c'era un personaggio, credo di finzione, che era ossessionato dalla voglia di uccidere Oveida. Eh, sì, non ho letto quel libro. Eh, ma, insomma, eh, ci sono dei de, de personaggi che, che poi richiamano no, sempre l'attenzione l'odio delle masse. Lui, in quanto identificato per 12 anni con il governo, e col governo appunto dello scià, eh, era odiato in questo modo, ma sicuramente eh, era, era, era una, una figura come dire, che aveva un, un suo perché all'interno di un processo storico. Cioè, rientrava in quel grande processo di modernizzazione di tecnocrati cresciuti all'interno di un potere, di un, di un ambito essenzialmente economico all'inizio, cioè quello appunto legato al petrolio, alla gestione poi del, del petrolio. E che lo scià avrebbe voluto come classe dirigente del, del, del paese, anzi, non che avrebbe voluto, che ha voluto, che volle come classe dirigente. Diciamo che, però, poi il risultato. Che quella classe dirigente riuscì a ottenere fu nettamente al di sotto delle aspettative dello stesso Scià, perché insomma, eh, sappiamo come mh, tutto quel processo poi abbia avuto dei riscontri anche molto negativi su, molti, su molte questioni. Simone diceva lì: di immagino come proposta per un per una diretta, e vediamo se ce la facciamo eh, se ce la facciamo entro la fine di questa di questa stagione. Mh, rinnovo quanto detto all'inizio però. Però non, non so se ce la faremo da qui a un mese e eh, se ritorneremo dopo a gennaio, vedere in che, in che forma. Per questo, io richiedo a tutti di contribuire con insomma, anche un contributo minimo sarebbe importante per dare un futuro a questo. Diciamo a, queste, a queste conversazioni sull'Iran, perché ehm, il, il, il progetto ha bisogno anche di una sua base, di una sua base anche economica, come ho detto mille volte, eh, e quindi vi, vi prego chi non l'avesse fatto finora, se può sostenere le conversazioni sull'Iran, qui c'è il link, lo ritrovate e cliccate, ci sono premi per ogni forma di contributo, quindi questo è il momento, anche perché tra una settimana chiudiamo. Qual è il terzo commento, Farad? Che commento che pochi sanno. Che io qui ne avevo uno, due. Il terzo non lo leggo, lo puoi rincollare per cortesia qui sotto, così lo leggiamo e poi andiamo verso la conclusione della, della diretta. Intanto vi ricordo per chi si fosse collegato più tardi che dopo domani ci rivediamo con Saman Giovedì e parleremo della partita eh, col Galles, che speriamo insomma vada bene eh, per l'Iran e ovviamente mh, sarà anche l'occasione per parlare di nuovo di tutto quello che sta accadendo attorno a questa nazionale. E no, non mi dire guarda sopra per favore perché sennò no poi te lo sai che non la vedo, evidentemente si è persa perché non c'è un terzo commento. Se riesci a mettere, perché io metto qui, esclusa la carriera politica, poi qui si conclude con la tua tendenza, tanto privata dallo scià, ma la, non, poi non ne vedo più, non, non ce n'è un'altra. Se fai a fare copia e incolla, se no, altrimenti mi dispiace, ma non, 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 non me la ritrovo, non me la trovo proprio, è il problema che anche altre volte è accaduto con, con i commenti. Allora, io vi ringrazio, spero che, che questo tipo di, di diretta, di trasmissione, vi piaccia e sia andato bene. Rinnovo l'appuntamento di dopodomani in cui parleremo di calcio. Vi rinnovo ancora una volta l'invito a sostenere nella forma, nella misura in cui potete, le conversazioni, perché siamo appunto alla fine del raccolta crowdfunding, crowdfunding. Ricordo che chi poi aderirà e sosterrà nella forma più, diciamo, più generosa ci sarà anche il Dilus Streamfest, che sarà appunto il 10 e 11 dicembre. Grazie Francesco, questo nasceva anche da una tua richiesta. Ci tenevo ad accontentarti prima insomma, che, che fosse troppo in là, e quindi verso uh, la chiusura della stagione. Ci vediamo venerdì a tutti quanti. Grazie ancora per averci seguito e buona serata.